Buon pomeriggio, benvenuti a casa mia. Allora, tutto bene? Passate le feste? Adesso si torna a mangiare sano. Allora, che mi dite? Che mi dite? Collegatevi, fate collegare tutte le vostre amiche, taggate le vostre clienti, che facciamo una diretta super veloce. In pochissimo tempo realizziamo un piatto della tradizione, guardate, i carciofi già lavati in acqua e limone. Adesso aspettiamo qualche minutino e partiamo. E poi vi faccio vedere la chicca dell'azienda Magic Cooker. Guardate un po' qua che cosa c'è. Le bomboniere. La nostra azienda ha pensato di far fare delle bomboniere a tutti i nostri clienti per qualsiasi tipo di occasione. Io qua ho messo delle bomboniere, dei ciuffetti che avevo, ma è proprio per far vedere il simbolo. Ma l'azienda ci dà l'opportunità di far regalare un piccolo dono ai nostri ospiti nelle vostre giornate importanti della vostra vita. Poi ne parleremo. Allora, stanno entrando, Aurora, staggate le vostre amiche, così vediamo un po' di fare una cosa veloce, veloce, come piace a me, una diretta flash. Allora, com'è il tempo da voi? Dite un po', dite, qua da noi in Abruzzo è nuvoloso, ci sono i nuvoloni e per fine settimana ha messo pioggia, giusto per cambiare. Vediamo un po' se sono entrate, che cosa dici? Antonietta K ha chiesto cosa ci prepari? Antonietta, faccio dei carciofi passati in umido e ripassati con l'uovo. In abruzzese si dice carciofi stretti con l'uovo. Un piatto, tra virgolette, unico. Si può accompagnare con un po' di pane tostato, dei crostini, una fetta di pane, ma è un piatto, un salvacena, ecco. Katia è entrata, c'è Katia, possiamo iniziare? Che dite? Aspettiamo ancora qualche minutino. Allora, cosa mi dite? Cosa mi dite? Passate bene le feste di Pasqua? Avete mangiato l'uovo di cioccolata? Avete mangiato tanto, tanto, tanto? Ditemi un po'. Vediamo. Vai, cominciamo. Possiamo cominciare. Allora, come dicevo prima, facciamo un piatto. Ma credo che sia, non è proprio solo la tradizione abruzzese, ma in tutta Italia si facciano i carciofi. Adesso è il periodo dei carciofi. Io ho preso una pentola e ho preso un coperchio 25. Il coperchio 25 che chiedete alle vostre consulenti perché è in offerta. E vi faccio già notare la bellissima cosa del Magic Cooker, che non serve il coperchio adatto a ogni pentola, ma possiamo abbinare il nostro coperchio alle no, le pentole di casa, quindi qualsiasi misura di coperchio lo possiamo abbinare alle vostre pentole. Allora, io mi sono preparata qua due spicchietti d'aglio, metto l'olio, un giro d'olio, poi metto del prezzemolo, non avevo preso il coltello, del prezzemolo. E lo vado a fare in questo modo e faccio insaporire 30 secondi tutto insieme. Lo spicchietto d'aglio e il prezzemolo con l'olio. Lo facciamo insaporire. Aspettate che oggi mi dà problemi il fornelletto. È il bello della diretta. Niente, dobbiamo cambiare bomboletta perché c'è un qualche problema con. Vabbè, ci sta, questo è il bello della diretta. Ecco qua. Facciamo insaporire proprio 30 secondi il nostro spicchietto d'aglio con l'olio e il prezzemolo e poi andiamo a mettere i carciofi. Andiamo a mettere i carciofi, il sale e io ci metto pure un cucchiaio di passata di pomodoro perché mi piace farlo. Si può fare sia in bianco con un po' di sughetto. A me piace con voi in sughetto perché poi col pane vado a fare la scarpetta. Ecco
Allora, voi li fate i carciofi così, in umido e ristretti con l'uovo? Se sì, ditemi dove si fa, in quale regione. Ecco qua, già è senza polito. Vado a spegnere sempre perché sapete che se lasciamo la fiamma accesa senza il nostro ottimizzatore, la fiamma porta subito l'olio a temperatura. E noi dobbiamo mangiare sano. Ecco, vado a mettere i carciofi. Sono 4 carciofi, belli piccolini, teneri teneri, mi sono puliti. Poi vado a mettere un bicchiere d'acqua e un cucchiaio o due di salsa di pomodoro. Mettiamo pure 3, così ci esce una bella scarpetta. Vado a mettere un altro bicchiere d'acqua. Mettiamo 2 bicchieri d'acqua. Mettiamo un pizzico di sale e mettiamo a cottura. Mentre i nostri carciofi fanno, detto che non può farli perché a Luca non piacciono. Non piacciono i carciofi a Luca. A Luca gli facciamo le cipolle ristrette con l'aglio e con l'uovo. Sicuramente gli piace, vero Luca? È vero Paolo? Ormai sappiamo tutti i gusti di Luca. Allora, poi nel frattempo ci prepariamo le uova. Io vado a mettere 3 uova, ma perché sono le uova piccoline, sono delle galline della mamma. Quindi sono piccoline le uova, ne vado a mettere 3. E ci vado a mettere, aspettate che tolgo questo. Vado a metterci pure 2-3 cucchiai di parmigiano, grana padana, quello che preferite. Katia ha detto che a lei piacciono tantissimo e Paola ha detto sì, quindi che a Luca gli potete fare la cipolla. A Luca la cipolla. L'importante è che vieni in Abruzzo, poi a Luca lo accontentiamo e tu quando mangi tutto, l'abbiamo capito. E per Anastasia ci penso io. Quindi siete nostri ospiti. Ecco qua, nel frattempo preparo l'uovo con il parmigiano, bello composto, così ce ne metto un altro po'. Vi ho detto che è un piatto unico, quindi abbiamo le verdure, le proteine, uova e parmigiano, e poi ci andiamo a mettere la scarpetta. Poi le quantità della scarpetta dipende da voi. Non stiamo a vedere se 100 grammi, 200, 300 grammi di pane, ma mezza pagnotta. Poi ce l'ho, ognuno fa la scarpetta che più gli piace. Ecco qua, è pronto pure questo qua. Adesso aspettiamo che i carciofi si cucinano. Sapete che il nostro Magic Cooker fa le magie, quindi i nostri carciofi di solito devono stare là a cuocere, rimangono sempre un po' duri. Invece con il nostro ottimizzatore, con il nostro Magic Cooker, accorciamo i tempi. Se voi già state, se io sto un po' in silenzio, voi sentite che già nella pentola già bolle. Allora facciamo vedere che già bolle. Sentito? Quindi già c'è, sta andando a bollore, più o meno dal bollore una ventina di minuti. Poi mettiamo le uova, gli facciamo fare 4-5 minutini, tempo che l'uovo si cucina, si rapprende, e quindi il nostro piatto è pronto. E quindi vi dicevo, con il nostro ottimizzatore abbiamo accorciato i tempi di cottura, abbiamo risparmiato il gas, perché di solito i carciofi ci vuole veramente tanto tempo, e andiamo a mangiare un piatto di una verdura veramente sana, veramente con tutte le sostanze nutritive che ha, perché non buttiamo via, non dispergiamo tutti i sali minerali, tutte le proprietà del carciofo, rimangono tutti in pentola perché li stiamo cucinando a 105 gradi, quindi a basse temperature. Allora, come vi ho fatto vedere all'inizio, io ho preparato un angoletto con delle bomboniere. Io ho preso, come vi dicevo, dei ciuffetti che avevo, non sono questi, ho fatto un esempio. Che cosa ha fatto l'azienda? Ha proposto delle bomboniere.
per le nostre clienti che hanno una cerimonia, che devono fare una cerimonia, chi si sposa per una laurea, per una promessa, per un anniversario di matrimonio, per una comunione, per chi si separa, perché non sarebbe bello fare una festa quando uno si separa, pure bello, eh? E quindi facciamo le bomboniere. Ci sono tantissime offerte, poi chiedete alle vostre consulenti, tantissime opportunità per chi, in questo caso prendiamo una sposa, una coppia di sposi, fanno delle bomboniere, per ogni tot bomboniere possono ricevere dei regali aggiuntivi. Poi la sposa vi farà conoscere meglio il prodotto, ci organizza un incontro con voi, quindi saremo noi a impararvi a usare questo sistema di cottura. E che cosa fa ancora l'azienda? La sposa vi regala il coperchio e l'azienda vi regala un coupon dove dentro c'è il 20% di sconto per ogni acquisto che fate. Quindi se poi diventate nostri clienti avete un ulteriore sconto. Il regalo di la sposa vi ha regalato il coperchio e vi ha regalato la salute, perché col Magic Cooker riusciamo a mangiare sano, quindi vi ha fatto un dono prezioso. E quando starete sempre a cucinare con i nostri ottimizzatori ricorderete sempre quella fantastica sposa o lo sposo che vi hanno fatto conoscere questo ottimizzatore. E quando andrete a fare le patatine fritte dentro casa non c'è puzza, non c'è sporco, non c'è spreco, quindi le mandate a mangiare una patatina fritta sana, penserete agli sposi. E vi dicevo, poi con tutti, ogni tot bomboniere avrete dei regali. E perché non regalarli poi, anche usarli per regalare testimoni? Fate 100 bomboniere, 10 regali, quindi potete pensare pure di usufruire, di prendere due regali e farle testimoni, quindi una fantastica opportunità. Sapete che Magic Cooker ci mette il cuore. E poi, per chi organizza una dimostrazione a casa vostra, può avere questo fantastico baby, il gioiellino dell'azienda. E tutti mi dicono, sì, ma è piccino, che ci faccio? E poi il pentolino non ce l'ho. Ma invece non è vero, perché abbiamo il pentolino piccolo della batteria d'acciaio che ci hanno regalato in dotazione quando abbiamo fatto il corredo da sposa, oppure ci siamo sposati e abbiamo messo nella lista nozze. E va benissimo per quando arrivano i bebè, per fare un brodo vegetale, per fare una pastina. Qui possiamo farci veramente uno spezzatino per due persone, un riso in bianco, un risotto, ci possiamo fare tutto. Poi abbiamo il pentolino comprato al negozietto sotto casa, e qua ci possiamo fare di tutto, si abbina benissimo. Ma siamo una famiglia numerosa, ci serve il pentolino più grande? Ecco qua il pentolino più alto. Io ieri sera qui ho fatto una dimostrazione e ci ho fritto le patatine per 6 persone. E non mi serve patatine e pesce insieme. Non vale, non serve la larghezza, ma l'altezza con il nostro baby. E poi sapete sempre che la magia lo fa il nostro coperchietto. Quindi chiedete alle vostre consulenti come fare per avere questo fantastico baby gratis. Ci sono solo le spese di spedizione, ma chiedete alle vostre consulenti. Quindi abbiamo tantissime opportunità, tantissimi regali per chi ci fa conoscere con le vostre amiche, con un caffè a casa, con una dimostrazione. Abbiamo veramente dei bellissimi regali anche con solo le spese di spedizione. Quindi i regali sono gratis, si paga solo le spese di spedizione. Qua bolle, ma bolle, andiamo a dare una mescolata insieme? Allora, andiamo ad aprire, guardate che spettacolo. Sapete una cosa? Questa è la parte che mi piace di più a me del carciofo, il gambetto, è buonissimo. Facciamo cucinare ancora un po' e vedrete uno spettacolo, un risultato eccezionale, ma veramente. I carciofi rimangono tutte le sostanze nutritive dentro, le mangiamo, non le andiamo a buttare, non si disperdono dentro casa. Guardate che adesso è iniziato a uscire solo il vapore,
Nonostante tutto il coperchio sia più grande della nostra pentola, non cola niente. Aurora, ci sono delle domande? Devi spiegare il coperchio, perché se ci sono persone nuove... Se ci sono persone nuove, giustamente non conoscono il nostro ottimizzatore. Che cos'è il Magic Cooker? Il tuo Magic Cooker viene chiamato coperchio, ma invece è un ottimizzatore da cucina che ci permette di cucinare tutto sul gas, come sto facendo adesso io. Stiamo facendo dei carciofi in umido con delle uova strapazzate, poi andremo a mettere. In abruzzese si dice il carciofi più l'ovi stret. E poi possiamo farci una pizza, una lasagna, una parmigiana, un arrosto. Possiamo farlo tutto su un gas. Il mio forno è diventato il cimitero delle pentole. Io non l'accendo più da quasi 6 anni. Quindi sinceramente non mi ricordo nemmeno come si fa. Che cos'è il nostro ottimizzatore? Quindi ci permette di cucinare tutto a basse temperature grazie a questi fantastici fori e a questo sistema di cottura che viene chiamato il sistema di Venturi. Hanno questi fori con una distanza l'uno dall'altro che ci permette di cucinare tutto sul gas. Perché succede questo? Perché il calore è come usare un cammino, che la canna fumaria parte larga e finisce stretta. Noi lo usiamo al contrario. Quindi il calore che si crea dentro la nostra pentola è un calore per calore riflesso. Nel momento in cui incontra questa campana di raffreddamento, fuori c'è il vapore acqueo e dentro ributta il calore, quindi c'è un calore riflesso. C'è una camera d'aria che gira, gira, gira e ci permette di cucinare. Il nostro ottimizzatore sostituisce, adesso come in questo caso stiamo facendo una cottura in umido, quindi una pentola, va a sostituire il nostro forno, va a sostituire una friggitrice perché riusciamo a friggere, va a sostituire una vaporiera, una pentola a pressione, quindi è un coperchio multifunzione, è un coperchio magico. E cosa fondamentale, nel fritto non supera le alte temperature, non superiamo i 105 gradi, quindi nessun tipo di olio, neanche l'olio di soia, che è quello più delicato, non raggiunge il punto fumo. Quindi andiamo a mangiare, andiamo a cucinare una cucina sana, non avendo le alte temperature non si creano fumi, il cibo non si brucia, quindi è un alimento sano. Chiedono, quindi possiamo fare anche le torte sul gas? Anche le torte, certo. Io ho fatto il pan di Spagna, possiamo fare in questo pentolino qui che sto usando adesso, una pentola 20, io ho fatto il pan di Spagna per fare la torta classica. Possiamo fare la torta di mele, la torta d'arance, tutto sul gas noi possiamo utilizzare. Poi abbiamo il nostro fantastico kit forno, che chiedete alle vostre consulenti perché potete averlo pure gratis, che ci permette di fare la cottura da forno, quindi riusciamo a fare delle ciambelle, riusciamo a fare il pane, riusciamo a farci tutto, le crostate, i muffin, tutto quello che voi fate nel forno lo potete fare nel nostro kit forno. Chiedono se si sente cattivo odore. Assolutamente no, qua non Aurora si sente qualcosa, non si sente niente. Bolle, sta bollendo, ma assolutamente non c'è cattivo odore. Se volete vi faccio vedere di nuovo, perché i carciofi quasi quasi ci sono. Avete visto che belli? Ho schizzato. Facciamo cucinare un altro po', un altro 5 minuti. Abbiamo iniziato alle 3:05, di solito con i 20-25 minuti i carciofi si preparano, poi l'uovo si mette veramente, si cucina in 5 minuti. Se avete delle domande fatemele, approfittate, se delle cotture non vi vengono bene, io sto qua apposta, mentre aspettiamo ci facciamo una chiacchierata. Che misura è la bomboniera? La bomboniera, mi sono dimenticata, è un coperchio 21. Allora, io l'ho lasciato con la pellicola per farvi vedere alle nuove clienti, oppure a chi vuole diventare nuova cliente, il nostro coperchio vi arriva così, ma c'è la pellicola di protezione che va sollevata. Io mi sono lasciata questo coperchio 21 apposta così, perché in ogni dimostrazione spiego: acquistate i nostri coperchi, sono d'acciaio inox 1810, ma hanno una pellicola
perché ci sono state persone, clienti, che hanno cucinato con la pellicola. Non è successo niente, il coperchio non si è rovinato, però volevo dire che c'è una pellicola protettiva, quindi si toglie. La bomboniera è coperchio 21 e, ripeto, dipende dalla quantità che prendiamo. Più sono alte le quantità dei pezzi che andiamo a prendere e più il prezzo scende, quindi potete chiedere alle vostre consulenti per saperne di più. E ogni quantità superiore che prendiamo, ci sono tanti regali per voi. Vi dico solo questa, si arriva a 10 regali. Quindi vi ho detto tutto, con 100 bomboniere avete 10 regali. E sapete benissimo i valori che hanno i nostri prodotti. Anche ci sono tantissime offerte, ma hanno dei valori importanti. Quindi voi andate veramente a regalare un coperchio da un valore fantastico, perché già cucinare a basse temperature, già cucinare senza sporcare la cucina, non abbiamo detto tutto. I coperchi vanno in lavastoviglie? I coperchi vanno in lavastoviglie, le nostre pentole no, ma i coperchi sì. Li potete mettere tranquillamente nel cestello della lavastoviglie in questo modo e non succede nulla. Altre domande ci sono? Cosa stai preparando? Carciofi in umido con un po' di sughetto e poi ci vado a mettere delle uova col parmigiano. In Abruzzo si dice li carciofa strett glove. Come si fa ad avere il baby? Il baby? Allora, il baby è facilissimo. Invitiate una vostra consulente di fiducia a casa e invitate 4 amiche per un caffè. La vostra consulente viene a casa vostra, vi fa delle cotture, vi mette a disposizione la propria cucina, vi date a disposizione la cucina e vi fa 3 cotture. E il baby è vostro. Poi, se le vostre amiche acquistano, ci sono dei regali per voi. Altrimenti, se non esce nulla, il baby è sempre vostro. Quindi è veramente un'occasione. Il nostro presidente pensa a tutto. Ma sempre a fiamma alta stai cucinando? Sì, sto cucinando sempre a fiamma alta. Adesso un pochettino l'abbasso e vado a dare una messa, vado a controllare. E tra poco vi faccio vedere con una forchetta che i nostri carciofi sono quasi pronti. Chiedono, ma poi i nostri parenti come fanno a saper usare la bomboniera? Allora, dentro la bomboniera ci sarà un coupon e poi saremo noi, insieme alla sposa oppure al festeggiato che ha fatto questo regalo, a organizzare un corso di cucina o delle dimostrazioni. Saremo noi a impegnarvi a farvi imparare ad usare il nostro ottimizzatore. E più, se non c'eri prima, ti ripeto, dentro la bomboniera ci sarà anche un coupon col 20% di sconto per la prossima acquisto che farai, dopo che sei diventato cliente. Quando butti l'uovo sbattuto nella pentola, spegni il fuoco? No, io non lo spengo il fuoco perché l'uovo deve, in questa ricettina qua si deve cuocere, che deve, si deve raffermare bene. Vado a prendere una forchetta per farvi vedere la cottura del carciofo. Dicono quindi se ricevi 10 regali praticamente ricevi quasi una batteria. Ricevi la batteria, sì, brava, bravissima. E penso che sia un bellissimo regalo da parte dell'azienda. Allora, io vado a spegnere, così andiamo a vedere la cottura dei carciofi. Vieni Aurora, facciamo vedere i nostri carciofi. È proprio la consistenza che volevo io. Guardate i nostri carciofi, sono pronti. Io prendo il gambetto per farvi vedere come si rompe. Avete visto come entra? Adesso andiamo a fare questo lavoro. Quando ero piccola le mangiavo in quantità industriali perché mi piacevano tanto, ma pure adesso mi piacciono.
speriamo che se mi vede mia mamma mi dice meno male, l'hai fatta bene la ricetta, perché trova sempre difetti, eh? Trova sempre qualcosa che non va. Adesso la andiamo a mescolare un po', non troppo. Dalle vostre parti si fa questa ricetta? Sentiamo un po'. Riaccendiamo e facciamo cuocere l'uovo. Che dicono Aurora? Dalle loro parti? Un'ottima idea la bomboniera. Eh sì. L'ho detto, il Magic Cooker, il nostro presidente dell'azienda, è fantastico, non ci fa mancare nulla e poi ci mette sempre il cuore. In Calabria non si fa. Non si fa in Calabria i carciofi con l'uovo, quindi da domani tutti i carciofi con l'uovo. Non vi dico da stasera perché dovete trovare il tempo di andare a comprare i carciofi. Provateli perché sono veramente buoni, con un po' di sughetto, la scarpetta, poi la quantità del pane come ho detto prima. C'è chi mangia una fettina, chi mangia mezza pagnotta. Stanno dicendo brava, wow. Grazie, grazie. Allora, quanti carciofi sono? Questi erano 4 carciofi, 4-5 carciofi, non ricordo. Sono andati a prenderlo ieri dal mio fruttivendolo, belli freschi freschi, infatti erano teneri. Adesso mi sembra che già sta per finire il periodo dei carciofi. Adesso arriveranno le fave. Poi faremo pure una ricettina con le fave. Che vantaggio c'è a diventare consulente? Allora, chi diventa consulente, secondo me fa la scelta più azzeccata. Non ci sono vantaggi per noi, cioè non è che noi abbiamo degli sconti in più rispetto a voi, no. Però è veramente, è un mondo fantastico. Non è un lavoro, ma è una grande famiglia. Chi diventa consulente entra a far parte nella famiglia della Magic Cooker. Ci sono tantissimi regali, poi chiedi alla tua consulente, tantissimi regali che vengono fatti a noi consulenti, e poi è bello perché stai sempre in mezzo alla gente, stai sempre in contatto con persone nuove, conosci nuove persone, è veramente fantastico. Io devo dire la verità, nel mio caso tanti di voi sanno che io ho avuto un problema abbastanza serio di salute e beh, posso dire veramente che Magic Cooker è stato una delle cose, una cosa che mi ha reso veramente felice e mi è stata veramente vicino. Se io fosse non avrei conosciuto Magic Cooker ne sarei uscita comunque, però è stato bellissimo. Quando mi sono risvegliata dopo tanto tempo e ho trovato 700 messaggi solo dei clienti, è veramente fantastico. Quindi io dico sempre, venite a lavorare con me, Magic Cooker è famiglia, non è un lavoro, è famiglia. Bellissimo. Ci sono gare interne? Abbiamo delle gare interne, sì, ma sono tutti abbordabili. Io le vinco tutte, cioè non ce le voglio lasciare. Si possono vincere, basta darsi un obiettivo e si raggiunge. Allora, quindi quali sono stati i tempi di cottura? Allora, abbiamo iniziato alle 3:05 la cottura, quindi più o meno 20-25 minuti, al massimo mezz'ora si fa. Allora, io vado a spegnere e vado a controllare il mio uovo. Vi raccomando sempre, quando andate a fare una frittura, sempre a fuoco alto, ma quando andate a controllare oppure andate a girare, bisogna sempre spegnere il gas o spostare la nostra pentola, perché la fiamma, se noi togliamo l'ottimizzatore, va subito a temperatura, porta il cibo subito a temperatura, l'olio, quindi non andiamo a mangiare più sano. Guardate, ecco qua, io ci vado a far fare ancora un po' d'acqua perché voglio un po' di umidino. Ci vado a mettere ancora mezzo bicchiere d'acqua. Hanno scritto che devi raccontare che hai portato in crociera. Devo raccontare che ho portato in crociera. Ah, tu lo sai che ho portato in crociera, non me lo chiedi perché sai che ci sono andata con una persona che si vuol dire. Ho portato la mamma in crociera. Era da poco venuto a mancare il mio papà, quindi stavamo affrontando un periodo no della mia nostra vita. Magic Cooker, ho conosciuto Magic Cooker e mi ha tirato fuori da quella situazione.
cioè non mi ha fatto dimenticare mio padre, Magic Cooker, però mi ha aiutato a superare. Sono entrata in poco tempo, ho vinto la crociera e ci ho portato la mamma. E ho vinto la camera con il balcone, quindi la mini suite, e siamo stati in crociera con la mamma 4 giorni fantastici. C'è una signora che è appena entrata e vuole sapere cosa hai cucinato. Ho fatto in abruzzese i carciofi ristretti con l'uovo. Sono i carciofi fatti in umido e poi rappresi con l'uovo. Adesso diamo il tempo che il nostro umidino si insaporisce, l'acqua che ho aggiunto, proprio guardate, ho preso mezzo bicchiere e l'ho lasciato pure qua un po' d'acqua e vado ad impiattare il nostro piatto. Spero che vi è piaciuto questo piatto e domani voglio vedere tutti quanti che fate i carciofi con l'uovo, con l'uovo. Com'è stato con la rustichella, che ho visto che parecchie persone la volta scorsa hanno ripetuto la mia ricetta e l'hanno pubblicata. Mi piace questa cosa, mi piace. Allora vado a controllare, ecco qua, perfetto. Guardate, ma avete notato i colori del carciofo? Sono spettacolari. Allora spengo e vado ad impiattare. Ho preso il piatto che piace alla mia amica Veronica. Faccio l'impiattamento che piace a Chiara e quindi accontento tutti. Katia, a te ti lascio l'assaggio. Appena arrivi è per te. Ecco qua. Aspettate che mi piacciono fare le cose fatte per bene. Ecco qua, il nostro piatto è pronto. Stasera ce lo mangiamo. Ci facciamo la scarpetta con l'umidino. E niente, tutto qua. Spero che vi sia piaciuto. Se ci sono altre domande chiedete pure. Altrimenti ci vediamo alla prossima diretta. Un bacio da me e dal cuore del mio angelo. Ciao!